Francesco Davari, buonasera professore, insegna politica economica all'Università di Parma e collabora al sito La Voce Info e ci ha annunciato un grafico sul deprezzamento dell'euro, visto che stiamo parlandone, forse possiamo farlo vedere, che dice? Sì, va bene, in realtà è una tabella, non è una tabella, benissimo, vediamo, vediamo come così lei ce lo spiega. Sì. Allora, prego. Allora, ho provato a fare due conti proprio con la penna e con la matita per cercare di vedere, facciamo un caso di una svalutazione ancora più grande di quella che si è verificata fino a questo momento. Grosso modo per ora l'euro si è svalutato di circa il 15%, era 1,40 ed è diventato, ma insomma oscilla tra 1,20 e addirittura. Lei ha fatto una simulazione con una svalutazione del 25%. Del 25, proprio volendo pensare a una opzione di ulteriore, un futuro che ci aspetti di ulteriore instabilità, visto che al momento i mercati continuano a essere molto nervosi relativamente al futuro dell'Europa e quindi si può addirittura pensare a un 25%, non è una previsione, sto facendo il caso che ci preoccuperebbe molto. La svalutazione dell'euro tende ad aiutare le nostre esportazioni perché sostanzialmente traduciamo il costo del lavoro nell'area del dollaro e nell'area dello yuan e delle altre valute che sono ancorate al dollaro in numeri più piccoli, cioè un 100 euro diventa una cosa che diventa 75 una volta che viene trasferito in dollari se l'euro vale di meno. Cioè una cosa che loro pagavano costo... 100 euro la pagherebbero 75. Esatto, quindi a fronte di adesso, questo... A oggi la pagano 85. Sì, esatto, grosso modo. Che quindi quello che possiamo aspettarci è che siccome il costo del lavoro pesa ha un'incidenza variabile nel settore manifatturiero e in differenti modi, nei differenti comparti, avremmo degli effetti differenziati nelle varie parti del settore manifatturiero. I settori, i comparti che troverebbero un risultato, una riduzione del costo del lavoro senza fare nulla, no? Senza licenziare, senza avere conflitti sindacali, semplicemente grazie al tasso di cambio, sarebbero la meccanica, il tessile, l'abbigliamento e anche il settore dell'high tech, che è quello in cui in realtà noi abbiamo accumulato un po' di ritardo negli ultimi anni, quindi i settori che beneficerebbero di più sono quelli del Made in Italy tradizionale in cui siamo sempre stati forti, però la meccanica per esempio ha subito dei gravi colpi durante la crisi, bene, potrebbero beneficiare un po' più degli altri. Chi beneficerebbe invece di meno per esempio è il settore chimico e farmaceutico per due ragioni, non solo per il costo del lavoro che conta un po' di meno nell'ambito dei costi del settore chimico e farmaceutico, ma anche per il fatto che dipendono di più dalle materie prime e siccome le materie prime si pagano in dollari, lì il discorso deve essere rovesciato, allora, nel senso che l'apprezzamento del dollaro lì è una cattiva notizia per chi deve importare materie prime. Torneremo su questi problemi, diciamo, macroeconomici. Questo è, non è che io stia professor facendo... Professor Daveri, secondo lei il governo deve mettere la mano in tasca per Pomigliano o, come dice Giannino, basta un sacrificio, come dice anche Urso, sindacale in qualche modo, sui turni, su queste cose qua? Non credo che il settore automobilistico possa essere tenuto in piedi con sussidi statali per sempre. Ci sono dei trend in essere a livello mondiale che creano consumatori in altre parti del mondo, soprattutto... questo di fatto è una cosa che è una tendenza, cioè se là ci sono i miliardi di consumatori e qua abbiamo invece le centinaia di milioni e abbiamo soprattutto un numero di automobili per abitante che è già molto elevato, non è tanto facile insomma pompare i consumi dal nostro lato del mondo. Quello che occorre fare a mio avviso è trovare delle forme che consentano alla Fiat e al settore automobilistico di rimanere competitivo nello stesso tempo senza creare degli sconquassi sociali, che però mi sembra che sia un problema che lo stesso Marchionne ha ben presente. Quindi non mi aspetto che il governo possa mettere e voglia mettere un sacco di soldi per consentire un futuro diciamo irrealistico agli impianti della Fiat in Italia. Allora, quello che il governo dovrebbe fare è semmai provare a mettere in piedi progetti alternativi nelle zone in cui i posti di lavoro attualmente esistenti vengano distrutti. Infatti, allora andiamo un momento con chi dovrebbero pensare. Daveri, è d'accordo?
Sì, aggiungerei però una cosa, che certamente le cacce all'uomo sono sempre sbagliate, e, sia quando si parla di chi produce barche, però in molti casi anche di quando si parla di immigrati, per esempio. Quindi le cacce all'uomo non bisogna mai farle, bisogna fare delle regole chiare per tutti. Nel caso dell'evasione fiscale, una cosa possibile e che però per qualche ragione per me misteriosa non si fa mai è far riportare nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei depositi bancari che uno aveva l'anno scorso e poi quelli dell'anno successivo, e così magari per il proprio conto. Sguardo titolo, terrorizzato sarà... di Giannino. No, questo...